Ciao a tutti, io sono Luca e io Chiara e voi siete su It's Your Time! Oggi cucineremo insieme con la nostra nuova friggitrice d'aria i filetti di pollo con le patate arrosto. Facile, semplice, veloce e gustosa. Un piatto perfetto per It's Your Time! Partiamo, per prima cosa laviamo bene 650 g di patate piccole, una ricetta per 4 persone. Lavatele bene lasciando la buccia. Passaggio fondamentale è l'asciugatura delle patate. Dovranno essere arrostite e non lesse. Ora tagliatele a pezzi regolari, più o meno di 2,5 cm. L'importante è che siano tutte della stessa grandezza, così la cottura verrà uniforme. Ora prepariamo il condimento. Sbizzarritevi, noi abbiamo scelto aglio in polvere, paprika, rosmarino, pepe nero e sale. Diamo una bella mescolata, così le spezie verranno tutte belle amalgamate. Ora è il momento di condire le patate. Basterà veramente un cucchiaio scarso di olio per condirle. Bisogna ricoprirle completamente con l'olio, quindi diamo una bella mescolata. Una volta tutte belle ricoperte di olio, aggiungiamo le spezie e mescoliamo. Ok, adesso un passaggio fondamentale, preriscaldiamo la friggitrice d'aria a 190 gradi per 4 minuti. Ora disponiamo le patate nel cestello cercando di metterle in uno strato solo, così la cottura sarà più uniforme. Cuociamole a 190 gradi per 10 minuti, ricordandosi di scuotere il cestello a metà cottura. Nel frattempo prendiamo 500 g di filetti di pollo ed asciughiamoli bene con carta da cucina. Ora tagliamo il pollo a pezzetti regolari di circa 2,5 cm. Ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdere nessun video. Ora condiamo anche il pollo. Aglio in polvere, paprika affumicata, cipolla granulare, rosmarino e sale. Intanto sono passati 5 minuti e ricordiamoci di scuotere il cestello con le patate. Continuiamo la cottura e diamo una bella mescolata alle spezie per il pollo. Ora è il momento di condire il pollo con un cucchiaino di olio extravergine di oliva. Mescoliamo bene, ricoprendo tutto il pollo con l'olio, di modo che le spezie si attacchino bene. Le patate hanno cotto per 10 minuti, ora è il momento di aggiungervi il pollo. Impostiamo ora la friggitrice d'aria a 190 gradi per altri 10 minuti, ricordandoci di girare pollo e patate a metà cottura. Si può shakerare il cestello o, come ho fatto io in questo caso, utilizzare delle pinze rivestite di silicone.
proseguiamo ora la cottura per altri 5 minuti. Pollo e patate sono quasi cotti. È venuto il momento di verificare la cottura del pollo. Per evitare di cuocerlo troppo e seccarlo o di cuocerlo troppo poco, vi consiglio di acquistare un termometro per alimenti, verificando la temperatura interna del pollo, in questo caso 75-80 gradi è la temperatura ottimale. Se vi interessa vi lascio il link in descrizione per l'acquisto senza costi aggiuntivi su Amazon.